Buongiorno a tutti e ben ritrovati, io sono Marco del canale del Comics Art Technology. Oggi andiamo a vedere l'anteprima di uno smartwatch, ma forse una smartband della casa Hailu, Eilu, chiamatela come vi pare, è il GST. È praticamente una branchia dell'ecosistema Xiaomi. Venite insieme a me a vedere il video dopo la sigla. Eccoci qua, nella confezione troviamo lo smartwatch, lo vediamo dopo. Questa è la scatola, qui fa vedere praticamente com'è il prodotto, il nome della casa e il nome del prodotto. Qua mi dice che ha 12 modelli da sport. Qua dietro vi fa vedere un po' di caratteristiche, heart rate monitor, quindi rilevamento dei battiti cardiaci, rilevamento dell'ossigenazione del sangue, IP68, 12 sport, sonno e 7 giorni di batteria. E da quest'altra parte il tracking dell'ossigenazione. Scatola discreta, la leviamo. Qua abbiamo il manuale delle istruzioni in varie lingue, tra cui c'è anche l'italiano, guida per l'utente, abbastanza dettagliato, e c'è il QR code per scaricare l'app Hailu o Hailu Fun. Leviamo anche il manuale. Qui abbiamo il solito cavetto di ricarica magnetico. Andiamo subito a vedere che presa ha. Lo mettiamo qua, eccolo qua, perfetto, lo trovo buono. Leviamo anche questo, leviamo questo e andiamo a vedere un po' di caratteristiche di questo smartwatch. Lo smartwatch è 45,1 x 36,5 x 11,5 mm di spessore. I cinturini sono da 22 attacco standard, e quindi avete qua il gancetto per sganciarlo, molto semplice. Pesa 50 grammi ed il display è da 1,69 pollici 240x280 Bluetooth 5.0. Qua dietro abbiamo i sensori biometrici, l'attacco magnetico che l'abbiamo visto prima, da questo lato nulla, da quest'altro lato il bottone accensione e spengimento, naturalmente non è Magic Crown. Ed eccolo qua, è compatibile con Android 6, iOS 11 o superiori. Dicono che la batteria dura 7 giorni e può rilevare 24 ore continui di frequenza cardiaca. È un IP68. Adesso andiamo a vedere l'app. Qua in alto abbiamo opzione per scansionare il QR code per collegarlo. Qua abbiamo, vi spiega un po' l'app. Qui abbiamo il mio dispositivo. Ok, lo vediamo subito. Dove qui abbiamo impostazione del quadrante, molto semplice. Rilevamento automatico manuale della frequenza cardiaca, eccolo qua, automatico o manuale. Le notifiche, vabbè, dopo dovete andare ad attivare, però ci sono un po' tutte. La modalità non disturbare, il promemoria della sveglia, il promemoria sedentarietà, la notifica della chiamata, il risveglio al sollevamento del polso. Questo serve praticamente per impostare quanto rimane acceso il display quando lo riattivate, 24 o 12 ore per l'orario, e qua il meteo, eccolo qua, naturalmente gradi centigradi, vi dice la regione, tutto quanto. Naturalmente per tutte queste cose dovete dare tutti i permessi. Qua invece abbiamo la versione del firmware, il ripristino di fabbrica e l'aggiornamento del firmware. Attualmente è configurato e questo serve per svincolare, cioè per scollegare lo smartwatch dallo smartphone. Poi nella pagina iniziale, ritorniamo indietro, abbiamo praticamente tutti i passi della giornata, e qui vi farà anche settimana, mese e anno, e qui vi darà tutto quanto le informazioni, e qua da qua potete impostare il target. Andiamo indietro, qua abbiamo il rilevamento della frequenza cardiaca, stesso discorso per giorno, settimana, mese e anno. Qui vi dà la massima, la minima e la media, e qua praticamente vi dà un po' di informazioni.
molto utili. Il sonno stesso discorso, eccolo qua, che vi dividerà le varie ore di sonno profondo e tutto quanto, e qua vi spiegherà un po' di cose. Eccolo qua, stesso discorso per l'ossigenazione del sangue, massima minima, e qua vi spiegherà un po' di cose, e sempre il discorso che vi ho detto prima, settimana, mese, anno. Da quest'altra parte invece abbiamo la bilancia, vedremo poi se si potrà collegare una bilancia nella recensione approfondita. Qui potete mettere il vostro peso, la gestione della carta, potete spostare praticamente il peso sopra, l'ossigenazione del sangue sotto, i praticamente qui widget nella pagina li potete spostare come volete. Qua abbiamo gli esercizi, la corsa, la camminata e il ciclismo. Qua praticamente vi farà un riepilogo di tutti gli esercizi che voi avete fatto, e naturalmente qua vi dice a quale dispositivo è connesso, eccolo qua, e poi qua potete attivare o no l'assistente vocale, vi faccio sentire. Adesso facciamo una simulazione di una camminata, premiamo play e lui praticamente: l'esercizio è iniziato, fai attenzione. Come vedete parlerà, e i dati verranno visualizzati anche sullo smartwatch, e avrete anche i sensori biometrici che rileveranno i vostri battiti. Questa cosa è molto interessante perché nei cloni non avete questa possibilità, cioè voi potete, in alcuni cloni potete attivare l'attività dello smartphone, si vedrà nello smartwatch con il percorso, ma non, praticamente non attiverà la rilevazione dei battiti. Queste sono le misure che voi avete. Pausa di esercizio. Quando andate in pausa ve lo dice, lo fermate e tutto quanto a posto. Ecco qua. Poi invece il mio, abbiamo i miei dati, quindi potete impostare tutto quanto qua, i vostri dati, i commenti, vedete se voi avete presente dei problemi, e lui potete presente segnalarli. Questo è l'aiuto, adesso non mi si collega, le impostazioni, quindi potete impostare l'account sicurezza, le impostazioni del sistema metrico oppure quello anglosassone, come volete, e tutte queste altre cose qua. Questi servizi di terza parte interessanti, per adesso c'è solamente Google Fit. Qui praticamente poi vi dice l'app con la versione e un po' di informazioni, e poi praticamente qua avete la versione dell'app, è tutto qua. Adesso andiamo a vedere tutte quante le funzioni dello smartwatch. Dall'alto verso il basso abbiamo il centro di controllo, questo è per ricercare lo smartwatch, come sentite, e così lo fermate premendo qua al lato. La luminosità, che non è automatica ma ha 1, 2, 3, 4 posizioni, la mettiamo a metà, che è abbastanza sufficiente. Qui abbiamo l'attivazione della modalità notte, adesso la leviamo, e qua andiamo nelle impostazioni, dove abbiamo l'impostazione del quadrante, li vediamo subito, sono 1, 2, 3, 4, 5, il quinto lo potete caricare voi dall'app. Dopodiché abbiamo sempre la luminosità, le informazioni, lo spengimento e il ripristino, e basta. Dal basso verso l'alto abbiamo tutte le funzioni, dove abbiamo lo stato della giornata, cioè dei passi, la distanza e le calorie bruciate. Poi abbiamo il rilevamento della frequenza cardiaca, la saturazione e ossigenazione del sangue, gli sport, che sono ben 12. Abbiamo dalla corsa all'aperto, alla camminata veloce, al ciclismo, all'alpinismo, allo spinning, che praticamente è uno sport differente dalla ciclette, è uno sport più ritmico. Poi abbiamo lo yoga, la corsa al coperto o il tapirulana, come volete, scusatemi, l'allenamento libero, la ginnastica, la pallacanestro, il calcio e il canottaggio. Adesso andiamo un attimo su e vediamo un attimo che dati ci dà. Quindi lui ci rileverà il tempo, i battiti e i chilometri. Vediamo se ha qualche altro dato, no, e da qua si stopperà, perfetto. Poi abbiamo il registro degli esercizi, cioè quelli che avete fatto, il tempo, cui vi darà
normalmente deve essere collegato allo smartphone, vi darà praticamente la giornata odierna e le tre giornate successive, domenica, lunedì e martedì. Oggi siamo a sabato, è questo qua. Poi abbiamo il rilevamento del sonno, le notifiche, già vi faccio vedere, poi lo vedremo nella recensione approfondita, il carattere è molto piccolo, il controllo della musica che è completo, a tutto quanto. Qua su più abbiamo il cronometro, conta alla rovescia, trova il cellulare che abbiamo visto prima e praticamente la respirazione per lo stress, l'allenamento della respirazione. E qua riandiamo nelle impostazioni e praticamente abbiamo visto tutto. Per vi dico praticamente che a me questo smartwatch sembra abbastanza solido, ok, lo definirei più una smart band che uno smartwatch, perché praticamente non ha quasi nulla, solamente un pulsante qua e basta, ok. Io sotto al video metto i link di Malati di Smartwatch, di Revotech, degli affezionatissimi del canale Comistar Technology. Ciao amici, vi ringrazio di essermi stati a sentire, vi invito ad attivare la campanellina, mettere un like e così sarete avvisati di quando farò la recensione approfondita di questo smartwatch o smartband e di tanti altri prodotti che stanno arrivando. Scrivete nei commenti le cose che vi piacciono di più o quello che voi volete sapere del prodotto, di questo o anche degli altri, in modo tale che potrò fare una scaletta più consona o più vicina alle vostre esigenze. Un abbraccio a tutti.